Allora, buonasera, siamo sempre al 4 di marzo e ci ritroviamo per l'ultima parte del DPCM del 2 di marzo. Ho deciso di unire, contrariamente a quanto vi avevo detto, le misure di zona arancione e di zona rossa perché dovrei riuscire a contenere un po' il mio eloquio e quindi a non essere troppo prolisso. Vado velocemente. Zone arancioni, una premessa. Le ordinanze che individuano le zone arancioni sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che non sia necessario adottare delle misure più rigorose. In ogni caso, vengono a scadere. Quindi perdono di efficacia allo scadere del termine di efficacia del DPCM sulla base del quale sono state adottate, salva la possibilità di reiterazione, ovviamente nel caso venga riprodotto, cioè prodotto un altro DPCM. Altra nota di metodo che vale anche per le zone rosse, come anche quella che vi ho detto adesso. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta l'applicazione per un periodo ulteriore di 14 giorni delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Quindi c'è sempre un periodo di 14 giorni ulteriore di decantamento, diciamo. Bene, queste ordinanze introducono questa novità in realtà, questo DPCM, relativo alle ordinanze, perché dice, a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze che individuano le zone, quindi nelle zone arancioni, parlando di arancioni adesso, varrà per le rosse lo stesso criterio. Quindi a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si applicano nelle zone arancioni o si applicheranno nelle zone rosse, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, che sono quelle che abbiamo visto all'inizio del video precedente, le misure di cui al capo terzo, ovviamente, che è quello che riguarda le zone arancioni, o al capo quarto, per quanto riguarda le zone rosse, quando non vi siano prescritte ovviamente misure più rigorose nel caso dell'arancione. Vediamo quindi le prescrizioni per l'arancione. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione, salvo che per i soliti motivi che sappiamo, esigenze lavorative, situazioni di necessità, salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per lo svolgimento della didattica in presenza nel caso in cui, nei limiti in cui la stessa sia consentita, come era anche prima, e rimane consentito il solito rientro presso domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizione negli spostamenti, o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi di questo decreto. Quindi è possibile attraversare le zone arancioni nel caso in cui questi spostamenti avvengano per i motivi soliti consentiti e sappiamo che sono sempre e comunque i soliti tre. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, studio, lavoro, salute, come al solito, necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o dove si trova l'abitazione. E anche questo nulla di nuovo rispetto al passato. In ambito comunale rimane consentita una volta al giorno, in un arco temporale tra le 5 e le 22, le due persone, i soliti spostamenti, insomma, con i minori di 14 anni o le persone non autosufficienti o disabili non conviventi. Anche qui non cambia nulla rispetto
rispetto al passato. E ancora una volta, una ulteriore conferma, spostamenti consentiti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, ma con divieto di recarsi presso i capoluoghi di provincia. In zona arancione vengono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Fanno eccezione le biblioteche e gli archivi. Le biblioteche per i servizi offerti su prenotazione e per gli archivi comunque rispettando le norme ovviamente solite sul contenimento dell'emergenza epidemica. Anche perché avete mai visto un assembramento voi in un archivio? Io no. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, in live club e in altri locali o spazi anche all'aperto. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli e le linee guida solite che ormai conosciamo. A questo proposito, a seguito di una circolare ministeriale, o meglio di una risposta che il Ministero dell'Interno ha fornito alla Prefettura di Latina, se non ricordo male, anche l'Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna è intervenuta con una nota e ha precisato che anche i pubblici esercizi possono effettuare questa attività di ristorazione collettiva di mensa, però rispettando alcuni criteri e in particolare devono essere sottoscritti degli specifici contratti di ristorazione collettiva con le aziende. Gli esercenti, per agevolare eventuali controlli delle forze dell'ordine, ci dice la nota della regione, dovranno esibire la copia dei contratti sottoscritti con le aziende per i quali si svolge il servizio di ristorazione, ovviamente, e l'elenco dei nominativi dei dipendenti dell'azienda beneficiari del servizio. Tale deroga, ci dice ancora la Regione, non si applica, al contrario, ai rapporti instaurati con i singoli titolari di partita IVA o liberi professionisti, non essendo configurabile in questi casi il connotato indefettibile del servizio mensa o catering, ovvero il servizio di ristorazione collettiva. Quindi non è possibile fare questo tipo di stipulare questo tipo di contratti o di svolgere questo tipo di attività con diciamo, i titolari di imprese individuali, quindi titolari di partite IVA o liberi professionisti. Viene precisato ulteriormente che i pubblici esercizi non necessitano di uno specifico codice ateco ulteriore e neppure si rende necessario presentare una nuova SCIA in funzione dell'esercizio legittimo dell'attività di mensa, di servizio catering e mensa continuativa, che di fatto diventa un'attività complementare di quella principale. Per cui non serve nessun altro titolo abilitativo. Quello che serve è però, davvero importante in questo caso, la presenza di un contratto sottoscritto tra la ditta che ha un certo numero di dipendenti, quindi non un'impresa individuale, non un libero professionista, e il ristoratore e l'elenco dei dipendenti che possono avvalersi del servizio. Resta consentita anche in zona arancione, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti che vi siano alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sappiamo già, sia per il confezionamento che per il trasporto. Fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Quindi consegna a domicilio o ristorazione con asporto.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con il codice Ateco 56.3, quindi bar ed esercizi similati senza uso di cucina, l'asporto però viene limitato, come abbiamo già visto, fino alle 18. Si conferma ancora l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Limitate, scusate, situate lungo le autostrade, lungo gli itinerari europei E45 ed E55, ospedali, aeroporti, porti, interporti, ma sempre ovviamente con il rispetto della misura di 1 metro. Adesso passiamo alla zona rossa. Stessa questione che dicevamo in precedenza, ovvero a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze che individuano le zone rosse, cioè i comuni o o le regioni o le parti di territorio che diventano zona rossa, si applicano le misure di cui al capo terzo, ove non siano più rigorose. Quindi si applicano quelle ulteriori di cui al capo quarto, che sono quelle della zona rossa. Quindi confermata la zona rossa, la zona arancione, le prescrizioni della zona arancione di cui al capo 3, in aggiunta quelle relative alle ulteriori restrizioni della zona rossa. Quali sono? Innanzitutto, divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi territori. Quindi non ci si può spostare in nessun caso se non i soliti tre che sappiamo e rimane consentito al solito ritorno presso abitazione, domicilio, residenza. Niente di nuovo. Rimangono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza dove e nei limiti in cui sia consentita. Il transito nei territori in zona rossa è consentito solo qualora sia necessario raggiungere ulteriori territori non soggetti alle restrizioni, oppure nei casi in cui siano dovuti ai soliti 3 motivi che sappiamo. Tutte le attività previste, le attività sportive, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, vengono sospese. E sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché sempre nel rispetto della distanza, di 1 metro e, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ecco, rimane consentito anche lo svolgimento dell'attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Per quanto riguarda i musei e gli altri luoghi della cultura, vengono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, appunto, e degli altri luoghi della cultura. Rimane l'eccezione delle biblioteche e degli archivi, come abbiamo detto prima. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, da concerto, nelle sale cinematografiche, nei live club e negli altri locali o spazi anche all'aperto. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 23 del TPCM. Praticamente, come ricorderete, come ai tempi della chiusura praticamente dello scorso anno. Sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese in centri commerciali. Ovviamente, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Ok? Quindi, attività commerciali a dettaglio chiuse, ammessa l'apertura solo di quelle di
vendita di generi alimentari e di prime necessità individuate nell'allegato 23, anche se all'interno dei centri commerciali, ma ovviamente purché siano limitati gli accessi a solo quelle attività di vendita all'interno dei centri commerciali, ovviamente. Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolte i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Per le attività di ristorazione sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra i quali bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo, ne abbiamo parlato poc'anzi, ma rimane consentita la ristorazione negli alberghi esattamente come abbiamo detto prima, quindi non mi ci dilungo. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel solito rispetto che sappiamo, vabbè, fino alle 22. Scusate, resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, quindi inoltre, fino alle 22 la ristorazione con asporto con divieto, di consumazione sul posto o nelle adiacenze, anche questa è cosa che conosciamo. Per i soggetti che svolgono l'attività prevalente di cui al codice Ateco 56.3 che abbiamo visto prima, anche in questo caso l'asporto è consentito solo fino alle 18. E ancora rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate nelle autostrade, itinerario, esattamente quello che vi ho detto prima, per cui non sto a dilungarmi. Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24, che sono le lavanderia, e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie, e i servizi di pompe funebri e attività connesse. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza anche in ragione della gestione dell'emergenza, e quindi, solo, diciamo, il personale indispensabile, tutto il resto del personale, presta la propria attività in modalità agile. Questo è ciò che riguarda la zona rossa. A questo punto io avrei finito, saluto ancora tutti con tanto affetto, augurando davvero a tutti buon lavoro, in bocca al lupo, buona vaccinazione a tutti, perché credo che sia importante vaccinarci, è una mia idea personale, per carità, ma insomma. Io lo farò quanto prima. Davvero un abbraccio forte a tutti i colleghi che fanno il loro lavoro e non si tirano mai indietro. E un abbraccio fortissimo alle mie colleghe d'ufficio di Parma, le mie famose cocorite, e ai deliziosi, veramente deliziosi colleghi. Io chiamo i commercialisti, che si occupano della polizia amministrativa, sempre di Parma, che sono un gruppo veramente splendido di ragazzi. Ancora una buona serata a tutti e alla prossima. Tanto purtroppo una prossima ci sarà, temo, anche abbastanza velocemente, almeno per una parte dei territori dell'Emilia Romagna, che ancora non è diventata rossa. Speriamo bene. Un abbraccio a tutti.